Ancora assieme, ben ritrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale. In apertura torniamo a parlare del trader di Portogruaro Fabio Gagliatto con la Venice Investment. Perché? Perché con l'ultima notizia emersa con Gagliatto, che il 16, in merito a Gagliatto, che proprio il 16 febbraio ci sarà una udienza del processo, in molti si sono presentati, hanno definitivamente capito che non si potranno più recuperare evidentemente quei denari se non magari presentando denuncia. Allora moltissimi si sono proprio presentati negli ultimi tempi a formulare la querela e si è scoperto che molti addirittura sono in cura dal psicoterapeuta. Sentiamo il servizio di apertura del nostro telegiornale. C'è chi ha investito l'eredità, chi ha consegnato nelle mani di Fabio Gagliatto rilevanti risarcimenti incassati dopo una causa di lavoro o un incidente stradale. Ci sono famiglie con bambini piccoli che hanno consegnato i pochi risparmi e adesso devono farsi aiutare dai parenti. E ci sono i risparmiatori che, per superare lo tsunami originato dalla Venice Investment Group, sono stati costretti a rivolgersi a un psicoterapeuta. È un lungo elenco di casi disperati quello con l'avvocato Luca Pavanetto ha consegnato alla procura di Pordenone. Alle vittime, spiega il legale di San Donà, continua a ripetere di abbandonare lo psicologo e di affidarsi alla tutela giudiziaria. Eppure sono in tanti che hanno creduto fino all'ultimo che Gagliatto sarebbe uscito indenne dall'inchiesta sulla mega truffa del Forex. La conferma arriva dal fatto che dopo la notizia della fissazione dell'udienza preliminare per il 16 febbraio, numerosi risparmiatori sono usciti allo scoperto e si sono rivolti per la prima volta a uno studio legale. Adesso che comincia il processo, spiega Pavanetto, hanno capito che soltanto la magistratura può aiutarli. I risparmiatori che hanno deciso di costituirsi parte civile sono concentrati tra Pordenone, San Vito Tagliamento, Aviano, Fiume Veneto, Zoppola, Portogruaro, San Donà, Concordia Sagittaria, Caorle, Fossalta di Portogruaro, Udine, Latisana, Palmanova e San Daniele del Friuli. C'è poi uno zoccolo tra Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Montebelluna e Vittorio Veneto. E c'è anche qualche padovano. Ci sono dei napoletani e una ventina di triestini. Nel sistema Gagliatto sono incappati, grazie al tantam, dei primi investitori. Del resto la Venice all'inizio ha restituito 28 milioni di euro tra rendimenti e capitale investito. Il trader di Portogruaro, carismatico e dotato di una grande capacità di persuasione, è riuscito a intercettare, come sottolinea Pavanetto, gli ultimi risparmi del Veneto. Chi si è allontanato dal Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza si è inconsapevolmente affidato allo schema Ponzi di Gagliatto, convinto che il trader, che viaggiava con auto lussuose, passava il weekend a Lignano, viaggiava all'estero e aveva una compagna con borse e vestiti firmati, avrebbe fatto fruttare i suoi soldi. Ci sono famiglie intere, padre, madre e figli, che hanno perso tutto e ci sono aziende che hanno bruciato oltre 300.000 euro nel falso mercato valutario della Venice. Risparmiatori che hanno messo 30, 50, 100.000 euro. Alcuni si sono spinti oltre 160.000, 190.000, 237.000 fino al tennista professionista che ha investito 520.000 euro. Adesso si colpevolizzano, non si danno pace e vanno dallo psicoterapeuta per superare la mazzata. Alle 22 è arrivata la chiamata alla centrale operativa del 112 della compagnia Carabinieri di San Donà di Piave. Un privato cittadino aveva riferito di essere giunto presso l'abitazione di un amico, un uomo di origini romene, un 58enne, in via Olanda a Jesolo Lido, e su richiesta di quest'ultimo di averlo trovato a letto con una profonda ferita alla gola e in stato di agonia. Subito è arrivata la pattuglia della stazione Carabinieri e un'ambulanza del 118. I Carabinieri insieme sono riusciti a raccogliere in extremis la testimonianza della vittima, che ha mosso precise accuse nei confronti di un italiano, un 60enne, suo coinquilino, che però in quel momento non si trovava a casa. Le immediate ricerche hanno permesso di rintracciarlo poco dopo nei pressi di un bar della zona. Nel frattempo la vittima, prima trasferita d'urgenza all'ospedale di San Donà, è stata poi ricoverata all'ospedale di Padova, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita. L'appartamento è stato sequestrato per permettere i rilievi tecnici, che sono stati in corso per tutta la giornata con il nucleo investigativo di Venezia. L'arma del delitto, un coltellino della lama di circa 10 cm, è stato trovato all'interno dell'appartamento, insieme a numerose altre tracce che gli investigatori ora stanno analizzando. L'aggressore al momento non ha ammesso alcuna responsabilità, è stato trasferito nella mattinata nella casa circondariale di Venezia a disposizione dell'autorità giudiziaria. E ora cambiamo decisamente pagina, parliamo di digitale che negli ultimi tempi, negli ultimi anni ormai, ha decisamente stravolto il nostro metodo di vita e deve stravolgere però anche il nostro lavoro. Lo spiega un esperto, Manente, che al microfono di Aldo Curtarelli ha ribadito come con il digitale si possono addirittura cogliere i vacanzieri sul fronte del turismo. Sentite le sue parole.
Siamo con la dottoressa Mara Manente, direttore del Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica. Il mondo turistico oggi in Italia vale 14-15 miliardi di euro, il 25% possiamo ormai collocarlo nel digitale. Questo 25% può incrementare, per far incrementare anche il valore assoluto, e se ci sono dei ragionamenti, se ci sono delle ipotesi di quanto potrebbe crescere, perché poi diventa sempre più importante per il nostro paese. La ringrazio per la domanda, perché appunto il tema del digitale è un tema davvero cruciale, non solo e non tanto perché appunto oramai siamo abituati a prenotare, a operare in diverso modo attraverso i canali web, ma soprattutto perché parlare di digitale vuol dire parlare anche ad esempio di economia delle piattaforme, e quindi ci estendiamo, non parliamo più solo di dei siti e di, diciamo, dei vari canali di promozione del turismo, ma parliamo di prenotazione, parliamo di Booking, parliamo di Airbnb, parliamo poi di Amazon, parliamo di tutte queste piattaforme che alcune delle quali apparentemente sembrano distanti dal mondo turistico, ma che a nostro parere diventeranno cruciali e centrali anche per il settore. E il tutto perché? Perché il turista sempre più potenziale turista, è in qualche modo dipendente, diciamo, da questi strumenti, sempre più anche solo per scegliere una destinazione, per essere ispirato nella scelta, utilizza questi vari canali. Di qui l'idea che la quota, la percentuale di importanza economica di questo settore non potrà che essere in crescita. Sarà in crescita perché appunto sarà tale da in qualche modo permeare, diciamo, le varie fasi di acquisto della vacanza. E come potrà essere utilizzato e come potrà essere elemento di volano e di innovazione per il settore? Lo potrà essere nella misura in cui appunto le destinazioni turistiche sapranno valorizzare questi aspetti e sapranno gestire al meglio questi, diciamo, strumenti informatici richiedono dal punto di vista anche della presentazione della destinazione e della presentazione delle esperienze che a destinazione si fanno. Dottoressa, possiamo dire che con il digitale, che in questo modo il turista che si trova a casa, magari in una giornata di nebbia, di brutto tempo, entra sul digitale e comincia a fare il primo viaggio virtuale delle sue vacanze, per poi farlo fisicamente nei luoghi che lui in parte li aveva già visti. Questo è estremamente importante, soprattutto per i paesi nordici che magari questo lo hanno già incominciato da tempo. Questo è assolutamente importante per due motivi. Innanzitutto perché appunto fa parte del processo decisionale del consumatore che programma la propria vacanza ed ha bisogno sempre più di ispirarsi. E l'ispirazione non avviene solo attraverso i canali ufficiali e tradizionali, ma come ben sappiamo avviene attraverso i vari canali che sono alimentati dai turisti stessi, da coloro che hanno prima di lui fatto l'esperienza, che prima di lui hanno visitato e postato immagini, video, considerazioni, riflessioni. Ecco, tutto questo cresce, diventa cruciale, e per questo noi riteniamo che sempre più il turista sia al centro dell'intero sistema. E ora parliamo invece di autonomia del Veneto con il vicepresidente della regione Gianluca Forcolin, il quale spiega i vari passaggi che ci hanno portato appunto a questo momento di transizione, diciamolo così, dovrebbe tutto passare nei prossimi mesi. Entro il 2019, dice Forcolin, comunque saranno dettate le linee guida. Sentite le sue parole. Riguardo all'autonomia del Veneto, come vicepresidente della regione, può fare il punto?
Beh, questo forse è la madre di tutte le battaglie, nel senso che stiamo parlando di quella dinamica dell'autonomia che può portare poi e porterà ripercussioni importanti non solo in regione ma in provincia, città metropolitana e perché no ovviamente nelle amministrazioni locali del nostro territorio e quindi con gli amici sindaci, amministratori, quelli che poi devono concretamente dare delle risposte ai nostri cittadini in termini di servizi. Il governatore Luca Zaia con la delegazione trattante è quotidianamente sul pezzo. In queste settimane molte giornate vengono trascorse proprio in quel di Roma per dare concretezza a questo testo, ricordo le 23 materie sulle quali stiamo discutendo e mi pare che appunto che stia interloquendo in modo fattivo con la nostra ministro Erika Stefani, ma perché no con tutti i ministeri, perché le 23 materie riguardano un po' tutti, perché si arrivi a quella condivisione ma soprattutto a quella sottoscrizione del Premier Conte che porti l'autonomia al Veneto. Dopodiché ci saranno i vari passaggi successivi che sono quelli dei decreti attuativi delle singole materie, ma vogliamo che entro l'anno ci sia nero su bianco su questo, diciamo, su questo percorso che poi non ha ovviamente una retromarcia sulla quale non si può appunto si può fermare. Questo ritengo che possa dare già nell'anno 2019 delle linee guida sulle quali poter poi programmare l'azione regionale e quindi a cascata l'azione amministrativa per cominciare a vedere anche i primi risultati dal punto di vista finanziario, numerico, ma anche perché no dell'espletamento del servizio e quindi il miglioramento stesso e efficientamento della macchina amministrativa che poi devono vedere in prima battuta i nostri cittadini che ci hanno dato fiducia e in massa sono andati quel 22 ottobre 2017 a dire sì all'autonomia del Veneto. E ora andiamo a Portogruaro perché a settembre arriveranno in riva all'Emene i lagunari di tutta Italia per il raduno, un raduno dei lagunari che proprio in questa domenica vedrà l'avvio di questo evento con il passaggio della stecca. Aldo Crutarelli è andato a sentire il vicepresidente dell'associazione portoguarese dell'Alta, l'associazione lagunare di truppe anfibie, appunto Polo. Sentite l'intervista. Siamo con Paolo Polo, vicepresidente dell'Associazione Lagunari di Portoguaro e lei è l'organizzatore di Fadradetto a organizzare a settembre la sfilata, diciamo il raduno dei lagunari, il raduno nazionale dei lagunari qui a Portoguaro. Domenica voi consegnate alla città di Portoguaro la stecca che abbiamo qui di fronte. Può spiegarci un po' le motivazioni a chi ci sta ascoltando e in cosa consiste questa manifestazione? Sì, certo. Allora, Raduno Nazionale dei Lagunari significa l'appuntamento appunto che vede protagonisti tutti coloro che hanno servito la patria sotto il reggimento Lagunari Serenissima o i vari battaglioni che sono creati durante la storia. Sì, ci ritroviamo una volta ogni due anni, in questo caso una volta dopo un anno solo rispetto al precedente raduno e avremo l'onore di noi lagunari di Portogruaro di ospitare appunto il raduno nazionale qui nella nostra città. Significa che arriveranno nei quattro giorni di raduno, dove vi spiego un po' come abbiamo intenzione di articolarlo, nei quattro giorni di raduno arriveranno svariate migliaia di persone qui a Portogruaro e speriamo che nel territorio circostante. Nell'ambito appunto dell'organizzazione del raduno è stata creata anche questa, diciamo, questa usanza, se così vogliamo, che è quella appunto di passarsi la stecca, nel senso la città che ospita il raduno passa la stecca alla città che ospita il raduno successivo. A Vittorio Veneto il sindaco ha consegnato appunto la stecca che noi domenica 3 febbraio in piazza consegneremo al sindaco appunto, ecco, senatore. Gli orari di questa manifestazione di domenica? Allora, domenica noi iniziamo alle 11 in Piazza della Repubblica, quindi diciamo ci troveremo giustamente prima, alle 11 alza bandiera, daremo il doveroso omaggio ai caduti, con appunto facendo gli onori ai caduti e poi avremo il nostro presidente nazionale, generale Chiapperini, presente qui a Portogruaro che consegnerà questa stecca al sindaco. Il sindaco la custodirà nel proprio ufficio, sì, municipio, e dopo nell'ambito del raduno che a settembre appunto ci vedrà protagonisti, la consegnerà alla città che ospiterà il prossimo raduno. Il raduno qui a settembre che giorni sono?
Allora, noi lo stiamo organizzando per il 14, 20, 21 e 22 settembre del appunto 2019. 14 sarà la giornata in cui faremo la conferenza stampa, inaugureremo la mostra storica e poi da venerdì 20 entreremo nel cuore del raduno. Stiamo organizzando un raduno, a mio avviso, di qualità di impatto per la città e per il territorio. Infatti quello che è un po' il filo conduttore è che noi faremo un raduno con la città e il territorio e per la città e il territorio, cioè deve essere, vogliamo appunto fare in modo che le migliaia di lagunari che arrivano siano, speriamo, ben accolti dalla città, ma soprattutto che entrino nel, diciamo così, nel tessuto della città a 360 gradi. E stiamo imbastendo un programma di qualità in cui noi daremo anche, diciamo, un qualcosa alla città e al territorio. Noi stiamo, diciamo, definendo la consegna di tre monumenti, faremo due concerti, una rappresentazione teatrale, faremo del sociale, perché ad esempio, non voglio svelare molto, ma diciamo una parte fondamentale del nostro raduno riguarderà anche un'associazione, la Fondazione Bambini Autismo di Pordenone, ad esempio, che noi comunque aiuteremo in questo frangente, e non dimenticheremo neanche le altre associazioni presenti. Ecco, una delle cose che di solito succede è quello che tutte queste associazioni fanno delle bellissime manifestazioni con tante cose, poi alla fine tutto questo non viene promosso a sufficienza, cioè fuori dalla piazza di Portuguaro nessuno sa che poi dentro in piazza succede questo. È una cosa che dico, ma è certamente così, perché è consolidato. Voi in questo pensate di fare della promozione forte in modo da poter far conoscere questo? Assolutamente sì, è già la cerimonia di domenica va in quest'ottica, cioè nel senso, noi già da domenica vogliamo far partecipare la città di quello che a settembre poi succederà, appunto. E in più noi abbiamo anche dato questo spunto, che è stato subito colto, di coinvolgere anche i comuni limitrofi. Ad esempio, oltre ad invitarli alla cerimonia di domenica, la nostra proposta è anche quella di dire: noi siamo disposti a portare la nostra stecca, che è il simbolo del raduno, anche nei municipi dei comuni circostanti. E proprio per dire, questo è sicuramente di Portuguaro, è ovvio che la location, scusate il termine inglese, però insomma la bellissima piazza della Repubblica è la sede ideale per il nostro raduno e le strade del centro, questo è ovvio, ma non vogliamo chiuderci nel centro di Portuguaro, perché comunque tutto il territorio è un territorio delle lagunari e per cui tutti i comuni devono, diciamo così, partecipare, essere partecipi di questo raduno. E ora andiamo a Meduna di Livenza. Luca Curtarelli ha sentito il sindaco Marica Fantuz sulla generosità dei veneti, che si sono dimostrati ancora una volta solidali con chi evidentemente sta peggio di noi, e in questo caso appunto per coloro che vivono nella montagna. Sentite l'intervista. Ci troviamo qui all'auditorio di Salgareda per una cena della circoscrizione Montese della Lega Nord a favore delle nostre montagne, che sappiamo che hanno subito quello che hanno subito con quel tornado che è venuto qualche mese fa. Con noi Marica Fantuz, tu sei anche vicepresidente della Commissione Difesa alla Camera dei Deputati. Questa sera è molto importante, no? Perché tanti amici, però anche importante perché appunto vengono dati dei soldi alle popolazioni bellunese, che insomma quello che hanno subito. Sì, questo qua è decisamente una serata molto importante e molto emozionante, a parte che ogni cena di circoscrizione ha sempre un grande valore per noi del movimento, perché è un momento per fare il punto della situazione e quindi verificare tutti i lavori e comunque incontrare sostenitori e militanti che durante l'anno magari fatichi a vedere. È ancora più emozionante vedere così tanta gente iscritta e soprattutto la finalità dell'evento, che è appunto aiutare le nostre montagne per l'evento che le ha tragicamente colpite a fine ottobre e primi di novembre. Sono contenta perché i segretari delle sezioni dell'Opetrosino Motense hanno fatto un grandissimo lavoro e il risultato, quando le persone chiamano, ma soprattutto quando la Lega chiama, le persone rispondono, e quindi grande soddisfazione nel vedere così tanti sindaci presenti, così tanti amministratori, ma
soprattutto così tanta gente, bambini e donne, uomini di tutte le età venuti qui sia per la Lega ma soprattutto per la montagna, per la nostra montagna, perché veramente le immagini che abbiamo visto ci hanno toccato profondamente il cuore. Diciamo che chi come me li ha visti di persona è qualcosa ancora di più grande. Diciamo che qui ci sono circa 500 persone a occhio nudo. Volevo chiederti, 8 mesi di governo, come sta andando a Roma? 7 mesi di governo. 7 mesi. 7 mesi di governo, diciamo che sono stati mesi concitati, decisamente pieni, quelli dell'anno che abbiamo appena chiuso. Grande soddisfazione per quanto ci riguarda, perché non abbiamo mai perso la barra, era sempre a dritta e non abbiamo mai perso un colpo, abbiamo lavorato molto. E secondo me in 7 mesi sono state portate a casa moltissime cose che in decenni non si vedevano. Noi siamo riusciti a dire in campagna elettorale e mantenere punti, mantenere promesse, quelle che chiamano promesse, ma che per noi era passare dalle parole ai fatti in 7 mesi. Per noi già dalla quota 100 ai miliardi di investimenti, ai soldi molto importanti, 400 milioni dati ai comuni, quindi i comuni sotto i 20.000 euro. Per le scuole poi? Anche per le scuole, sì, assolutamente sì, per le scuole in un altro fondo, ma il fondo alle province e i milioni di euro alle province, province che erano rimaste lì con le competenze però non avevano le risorse per gestire strade o magari scuole che cadevano a pezzi. E quindi secondo me dalla quota 100 stessa, tanto, tanto chiesta, tanto voluta, Salvini dice sempre è un punto di partenza, perché il nostro punto d'arrivo sarà la quota 41, però noi lavoriamo, sono 7 mesi e se la gente continua ad avere fiducia in noi andiamo sicuramente avanti, perché sappiamo bene quello che vogliamo e dove vogliamo arrivare. Io aggiungerei nonché ultimo il ritorno di un signore che si chiama Cesare Battisti, che ha ucciso 4 persone, qualcuno mi dirà che sono esagerato, ma è così, e che finalmente è stato riportato a casa e riportato dove deve stare uno come lui. Esatto, è stata una grande bella giornata, un esempio di giustizia, quello che dovrebbe essere tutti i giorni. Non è l'unico, perché si va avanti, perché c'è ancora qualcuno che fa le vacanze in altri paesi in giro per il mondo, e spero che sia il primo dei tanti che ritorneranno alle patrie galere, insomma. Gli scatti dal territorio arrivano con Vinicio Scortegagna, c'è fotoreporter. Grazie a Vinicio Scortegagna e a voi tutti per aver scelto il telegiornale del Veneto Orientale. Potete seguire questa edizione e i nostri live anche sulla pagina Facebook di Media24. Grazie a voi tutti e alla prossima.